Johnson. Et voilà le feu d'artifice, je vous le souhaite. Ciao a tutti, buon anno nuovo, buon 2024! Ebbene sì ragazzi, ci siamo, è arrivato il 2024 finalmente! Mi raccomando, vestitevi di rosso o di una qualsiasi tonalità di rosso, perché porta fortuna per il nuovo anno. E ve ne servirà di fortuna, visto che questo anno è bisestile. Non ci credo veramente. Comunque sia, con questo, oh, se abbiamo cominciato bene l'anno. Grazie ragazzi, con questo sì che comincio bene il 2024. Cominciamo. Buon anno! Buon anno! Diego Dabber 21, salve a tutti e buon 2024! Buon anno a tutti! In questo nuovo video, per inaugurare per bene il 2024, interpreterò Blue da Rio 2 Missione Amazzonia, di 10 anni fa, 2014, che segue da Rio del 2011, della Blue Sky Studios e della 20th Century Fox. Spero che questo video vi piaccia, un cirbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, Dab is the world è il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare! Per essere un uccello del Minnesota non balli male. Oh, non stavo ballando, sono inciampato, ma accetto il complimento. Carino, Rafael, a occuparsi dei piccoli. Sì, sarai costretta a stare con me tutta la notte. Per me tu sei il solo e unico. Bene, visto che sono il solo e unico maschio della specie. Ehi, piccioncini, buon anno! Rafi, dove sono i... Sono con Luis, niente ansie. Oh, ansia, eccola. Luis, dove sono i piccoli? Cosa? Io non ho figli! I nostri figli! Ah, sì! Li ho lasciati con Tatalita! Tatalita? Sì! È una babysitter bravissima! Sono una babysitter bravissima! Sarà divertentissimo! Va bene, secondo i miei calcoli ogni esplosione sarà sincronizzata al millesimo di secondo. A meno che non abbia sbagliato qualcosa. Me l'immagino così, rosso, blu, verde, giallo, giallo, viola. Io invece così, hey! Boom, crash, bang, ka-pow! Non credo che i vostri genitori saranno contenti.
andiamo! Frena, frena! Che cosa vorresti fare, tesoro? Allora, che succede? Conoscete le regole, niente giochi pirotecnici senza un adulto. Abbiamo chiesto a Tatalita. E ancora peggio, scusa Tatalita. Perché non pagarmi, signor Blu? La prossima volta chiedetelo a me. Dici sempre di no. No, che dici? Papà, neghi l'evidenza. Va bene, tesoro, dico sempre di no. Sì. E voglio dire, no. Fantastico, ora lo dice anche la mamma. Ascoltate, noi siamo gli ultimi Macao Blu rimasti sul pianeta. Dobbiamo stare al sicuro, l'unità di una famiglia. La sua felicità. Odore di pollo bruciato. Oh, fuoco! No! No, aiuto! No, oggi. No! Volate! Via! Uffa! Ma perché si diverte sempre solo lui? Guardate! Ha funzionato! Beh, quest'anno è cominciato alla grande! Dunque, questo era il mio doppiaggio di Blu da Rio 2 Missione Amazzonia del 2014, 10 anni fa esatti, che segue da Rio del 2011 della Blue Sky Studios e della 20th Century Fox, con una scena di Capodanno per iniziare il 2024 veramente con il botto. Spero che questo video vi sia piaciuto, un ciribil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dubber 21, Dub is the World è il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando, fate i bravi soprattutto perché è cominciato l'anno nuovo, già. Chi non fa il bravo a Capodanno non fa il bravo tutto l'anno. Attenti a voi, già. Detto questo, che altro posso dire? Buon anno! Buon anno! Buon anno! Per essere un uccello del Minnesota non balli male? Oh, non lo stavo ballando, sono inciampato, ma accetto il complimento. Carino Raffaele a occuparsi dei piccoli. Sì, sarai costretta a stare con me tutta la notte. Per me tu sei il sole unico. Bene, visto che sono il sole unico maschio della specie. Ehi, piccioncini, buon anno! Raffi, dove sono io? Sono con Luis! Niente ansie! Oh, ansia, eccola. Dove sono i piccoli? Cosa? Io non ho figli! I nostri figli! Ah, sì, li ho lasciati con Tatalita! Tatalita? Sì! Luis, dove sono i piccoli? Cosa? Io non ho figli! I nostri figli! Ah, sì! Li ho lasciati con Tatalita! Tatalita? Sì! È una babysitter bravissima! Sono una babysitter bravissima! Sarà divertentissimo! Va bene, secondo i miei calcoli ogni esplosione sarà sincronizzata al millesimo di secondo. A meno che non abbia sbagliato qualcosa. Mi immagino così, rosso, blu, verde, giallo, giallo, viola. Io invece così, hey. Boom, crash, bang, kapow! Kapow! Non credo che i vostri genitori saranno contenti. Ci siamo! Frena, frena, che cosa vorresti fare, tesoro? Allora, che succede? Oh, papà! Conoscete le regole? Frena, frena, che cosa vorresti fare, tesoro? Allora, che succede? Oh, papà! Conoscete le regole? Niente giochi pirotecnici senza un adulto. Lo abbiamo chiesto a Tatalita. E ancora peggio, scusa, Tatalita. Può anche non pagarmi, signor Blu? La prossima volta chiedetelo a me. Tu dici sempre di no. No, che dici? Papà, neghi l'evidenza. Va bene, tesoro, dico sempre di no. Sì. E voglio dire, no. Fantastico, ora lo dice anche la mamma. Ascoltate, noi siamo gli ultimi Macao Blu rimasti sul pianeta. Dobbiamo stare al sicuro, l'unità di una famiglia. Fa la sua felicità. Odore di pollo bruciato. No!
Calcoli è il suo 27° no oggi. Aiuto! Diverte sempre solo lui. Però... Guardate, ha funzionato! Beh, quest'anno è cominciato alla grande. Buon anno! Buon anno! Oh ragazzi, scena migliore per iniziare l'anno difficilmente ne avrei potuto trovare. Rio 2 quest'anno fa 10 anni e la scena iniziale si svolge a Capodanno. E dunque ho pensato, apriamo il 2024 con un film che celebra i 10 anni e che ha una scena a Capodanno. Cioè proprio connubio perfetto. E poi iniziare l'anno con un film con la Queen Domitilla d'Amico. E proprio iniziare l'anno col botto. Dunque, avevo già parlato in precedenza di questo film quando l'avevo portato lo scorso settembre. E dunque mi concentrerò in particolare su questa clip. È praticamente un passatestimone per chi si deve occupare dei piccoli di Blue e Jewel. Lo so, viene italianizzato in Joel, ma io preferisco Jewel. Perché è Capodanno e ci troviamo nella variopinta Rio de Janeiro. Ha voglia che non ci si voglia in qualche modo divertire. Solo che sai, quando si mette su famiglia, chi è che va da loro? Prima Raff, poi Luis e poi una malcapitata uccellina che si ritrova a dover fare loro da tata e si ritrova legata a un fuoco d'artificio pronta a diventare una tata arrosto. Certo che è incredibile il livello di sociopatia che c'è a volte nei cartoni animati. Blu ovviamente accorre in suo aiuto, ma ehi, alla fine di tutto chi è che salverà lui? Ed ecco che contro la sua volontà, dopo averla salvata, si ritrova praticamente a farle da sostituto. Che dire, Blu ha proprio cominciato il nuovo anno col botto, in tutti i sensi. No comment comunque su come faccia spaccare la parte dove Blu praticamente si contraddice da solo. Tu dici sempre di no! No, che dici? O la parte dove Jewel praticamente dà mezza ragione ai ragazzi quando viene interpellata a riguardo. È tutto troppo divertente. Comunque, intro più epica per un film non poteva esserci. Tutte le bellezze del Capodanno di Rio riassunte in questa scena. Beh, quando il regista è lui stesso brasiliano e ci potete contare che il suo ritratto della cultura del suo paese sia fedele al 100%, anzi al 101%. E poi le animazioni, quei fuochi artificiali, quei paesaggi di Rio de Janeiro riportati con la massima cura, tipo la famosa statua di Cristo Redentore, tutto realizzato nella minima cura dei dettagli. È semplicemente perfetta l'animazione qui. E poi la transizione perfetta alla scena successiva con il titolo che compare tra i fuochi artificiali e l'ultimo fuoco d'artificio che esplodendo fa da transizione alla scena successiva. È un qualcosa di spettacolare. Come tutto il resto del film, naturalmente, degno sequel dell'originale. Cast vocale perfetto, le animazioni le ho già dette, le musiche di John Powell. E in questa clip i personaggi che già conoscevamo nel primo ci vengono reintrodotti in un modo veramente fantastico. E quelli nuovi, cioè i piccoli di Blue e Jewel, tra la cervellona del gruppo che, appropriatamente alla voce di Anaïs dello straordinario mondo di
di Gumball è quello che sembrerebbe essere un po' il Bart Simpson di turno. Tiago, quello proprio il peperino di casa, ecco. Visto il suo forte entusiasmo per gli esplosivi. Ma si sa, i fuochi d'artificio, meglio che se sei piccolo, ti fai aiutare da un adulto, perché comunque si tratta di materiale esplosivo, perciò può risultare pericoloso in mani inesperte. C'è molta gente che ha perso più di una parte del corpo per via di queste esplosioni quando non sanno praticamente come gestire un fuoco artificiale, ecco. Uno sicuramente si augura di non iniziare l'anno senza un arto. Ecco, diciamo che è meglio evitare di iniziare l'anno così, non porta molta fortuna, ecco. E no, soprattutto se sei piccolo. Già, meglio di no. E poi mi ha fatto anche ridere il fatto che all'entrata di Luis c'era una figura con gli occhiali con Happy New Year. Sembrava un tizio che stava celebrando Capodanno, invece era semplicemente il culetto di Luis. Doppiato in italiano, tra l'altro, da uno brasiliano di nascita. Sì, devo dire che il cast vocale di questo film in generale è molto ma molto appropriato. Sia quello originale che quello italiano. E anche le guest star Fabio De Luigi e Mario Biondi, che c'erano già nel precedente, hanno fatto un buon lavoro. Visto che non tutte le guest star che partecipano a un doppiaggio di un film fanno schifo al coconut. E poi comunque vi servisse un'altra prova di ciò e pensate a Fabrizio Frizzi nei panni di Woody. Comunque dopo questo ho finito. Buon decimo anniversario a questo film, a Rio 2 Missione Amazzonia, sequel di Rio del 2011 della Blue Sky Studios e della 20th Century Fox, e a tutti voi un felice anno nuovo, buon 2024! Buon anno! Buon anno! Beh, quest'anno è cominciato alla grande. E con questo video, oh, posso dire lo stesso, Blu, è cominciato veramente alla grande quest'anno. Ascoltate, noi siamo gli ultimi Macao Blu rimasti sul pianeta. Dobbiamo stare al sicuro. L'unità di una famiglia fa la sua felicità. A me piace che avevo dimenticato di menzionarlo nel commentary, come questa scena in particolare riassuma perfettamente il personaggio di Blu, soprattutto in questo film. Un personaggio che prima di ogni cosa ha la famiglia. E che soprattutto quella famiglia che sia unita. Beh, del resto, quando sei l'ultimo della tua specie, sembra una cosa ricorrente con i padri Blue Sky Studios, perché c'è anche Manny, ricordate, no? Ma lui era un altro discorso, perché derivava più dal fatto di aver perso la precedente famiglia. Nel caso di Blu è perché è l'ultimo praticamente della sua specie, o almeno lo era prima di mettere su famiglia. Sta di fatto però che appartiene a una specie protetta. Quello non cambia. Buon anno! Buon anno!